benvenuti a questo nuovo video. È un po' che non sono presente su YouTube e praticamente prima di Natale mi è venuta una congiuntivite bella fortina e poi mi è venuta la ricaduta e poi ho avuto l'influenza, insomma sono stata in ballo un mese con tutte queste cose e proprio questo video qui è per parlarvi degli occhi e ho avuto questa problematica di congiuntivite, quindi ho avuto la possibilità di provare dei prodotti particolari perché un po' che fremevo perché mi passasse velocemente, un po' per vedere dei prodotti che sono delicati per gli occhi, che non sono troppo forti eccetera, e quindi ho notato che avendo la congiuntivite certi prodotti sono stati molto efficaci e dopo la seconda volta comunque che l'ho avuta ho notato un miglioramento del contorno occhi in generale e ho detto: allora, se ho avuto la congiuntivite e questi prodotti sono stati molto efficaci, allora chi non ha avuto la congiuntivite, cavoli, fa subito effetto tutti questi prodotti che ho utilizzato. Premetto che sono stata anche a fare la visita dall'oculista perché cosa è successo? Ho avuto una congiuntivite batterica, non è stata curata bene perché non ho usato la prima volta l'antibiotico giusto, doveva essere antibiotico cortisonico, e io invece ho usato solo antibiotico e quindi ho avuto la ricaduta. Poi la prima volta l'ho utilizzato per poco tempo e quindi anche per questo che ho avuto la seconda volta e la ricaduta. E bisogna fare attenzione quando si vanno nei negozi di profumerie o di trucchi comunque, perché tante volte non sono igienicamente puliti e utilizzano un mascara su tutte le persone senza cambiare l'applicatore. Lo so che l'applicatore è ovviamente la cosa fondamentale per l'applicazione del mascara, quindi a seconda dei diversi mascara che sono in vendita ci sono diversi tipi di applicatore e la diversità si trova proprio da questo qua, però va bene utilizzato l'applicatore usa getta per ogni persona, perché se no succede quello che è accaduto a me. Io non ho provato un mascara lì da Kiko dove mi sono accorta che mi è arrivata la congiuntivite dopo poche ore, e ho provato dei prodotti per gli occhi così per vedere le colorazioni sulla mano, poi si vede che distrattamente mi sono toccata gli occhi e dopo qualche ora è scoppiato tutto quanto. Dovevo velocemente risolvere la situazione e quindi ho acquistato dei prodotti che mi sono trovata benissimo perché mi hanno subito sgonfiato gli occhi, l'edema, anche se per dire dentro l'occhio avevo un po' di rosso, mi davano fastidio, e quindi vi mostro subito questi prodotti. Preciso che la parte del contorno degli occhi dai 30 ai 35 anni è molto più sensibile e fine alla pelle, quindi vanno usati prodotti delicati, pure acquistare prodotti troppo cari che fanno miracoli per le rughe non esistono. Tutto sta anche dallo stile di vita, quindi bisogna dormire, mangiare bene e niente fumo in teoria per chi fuma e pochissimo alcol, zero alcol, ecco queste sono le cose fondamentali. Se fate queste cose qui cercate di limitare il più possibile perché ne gioverà sicuramente il viso, soprattutto il contorno degli occhi, che da lì che si vede l'età delle persone. E ho postato una foto su Facebook che diceva senza trucco, e qualcuno diceva ma ci sono i filtri. Ecco, io praticamente adesso non sono truccata e vedete il contorno d'occhio comunque è abbastanza tenuto bene, diciamo, e devo ringraziare anche questi prodotti che ho iniziato ad utilizzare. Ci sono alcuni proprio specifici per gli occhi che sono delicatissimi. Ecco, prima cosa, allora, non strofinate mai gli occhi, né per asciugarvi né strizzatevi gli occhi, perché già lì a tirare gli occhi in qualsiasi maniera, anche quando ci si trucca qua e là, non va bene per nulla. Colpa mia anche che a volte faccio questi errori. Le salviettine struccanti non le utilizzo più perché è un modo per sfregare troppo gli occhi e tira. La pelle è delicatissima, quindi si evita. Dischetti di cotone soltanto con i bordi morbidi, perché io ho utilizzato quando avevo la
la congiuntivite, un dischetto che non so che non era né di cotone, col contorno rigido, ho fatto così sotto gli occhi con un tonico decongestionante e non mi ha fatto un taglietto addirittura, perché si vede che la pelle era già così un po' delicata e mi ha proprio segato la pelle. Quindi fate attenzione, i bordi proprio devono essere solo tagliati, però solo di cotone, sono molto meglio. E, prodotti lenitivi, il primo prodotto che vi mostro che ho utilizzato e che è quasi finito è questo qua di struccante della Geomar, mi sono trovata benissimo. Quando vedete nei prodotti che è scritto lenitivo è molto importante. Altri prodotti che sto utilizzando come struccante e che proprio era iniziato è questo qui di Ecoverde, cioè l'ho preso online sul sito di Ecoverde che mi sto trovando bene, vedete che un pochettino l'ho utilizzato e questo va bene anche per il viso, è molto delicato. E poi c'è anche questo qui che magari è anche comodo da viaggio della marca Lavera che è ottima. Chi utilizza i prodotti bio sa che non è niente male questa marca qua. Ecco, avevo acquistato questo prodotto della Clinique struccante. La Clinique fa prodotti ottimi, però questo qui di struccante, se lo mettete sugli occhi, mamma mia, vi bruciano di brutto gli occhi. E infatti mi aveva detto la commessa in profumeria, guarda che questo è solo per il viso, però secondo me non va bene neanche per il viso perché è troppo forte. La pelle è delicata e quindi non lo so. Un po' troppo, non mi sono trovata bene con questo qui, infatti è tutto pieno, no? Ve lo dico per farvi capire la differenza tra un tipo di struccante e l'altro. Mai tirare la pelle, eccetera. Come tonico, mi sono trovata benissimo, soprattutto quando ho avuto la congiuntivite, che ogni tanto proprio avevo la voglia di mettere sugli occhi proprio qualcosa di fresco, questo qui della Caudalie, questo tonico qua, tonico idratante, lozione tonica idratante. E infatti guardate, non ce n'è più neanche un goccio, zero, finito completamente. Sì, c'è un goccino proprio. E 16 euro, fantastico. È idratante, anche il tonico non deve seccare la pelle, deve togliere magari i residui, però deve anche tenerla idratata la pelle, non la deve seccare. E la stessa funzione di questo qui mi sto trovando bene perché poi non sono più riuscita a trovarlo adesso che non sono andata in negozi dove c'è la Caudalie. Questo qui l'ho trovato in parafarmacia e vedete che infatti l'utilizzo e c'è scritto Bioderma che è lozione idratante, infatti per pelli sensibili e disidratate. Ecco, io sto utilizzando tutti questi tipi di prodotti per gli occhi per farvi capire un attimino. E c'è un altro prodotto della Sobio, sempre preso sul sito di Ecoverde. Questo è uno spray proprio decongestionante e toglie la fatica e l'irritazione dagli occhi e sa un po' di organic con flora, sa di lavanda, sembra un pochettino, di violetta, mi sembra di lavanda, l'Ife, sì, infatti dice che è proprio da sollievo, senza parabeni, senza siliconi, senza eccetera eccetera. E poi vi scriverò un articolo sul blog con queste cose così vedrete tutto nei dettagli. Questo pure non è niente male, l'ho utilizzato da poco ed è spray. E altra cosa importante che sto utilizzando, che ho utilizzato quando non stavo tanto bene, che mi ha dato la mia dottoressa emopatica, Apis, quando avete dei gonfiori agli occhi, 9 granuli, 9 CH, e praticamente 5 granuli 3 volte al giorno sublinguale, e se ha stomaco vuoto, non dovete bere il caffè, cos'è la menta, lo sapete quando utilizzate questi prodotti omeopatici. E anche questo qui ha aiutato a togliere il gonfiore degli occhi. E poi c'è Belladonna 9 CH per fare una cura magari di un mese, per quando si hanno gli occhi stanchi, che si sta tanto al computer, eccetera. Quindi da farla per un pochettino per vedere i risultati. Adesso sto utilizzando, tolto gli antibiotici, queste gocce della Isomar, che a volte ho un pochettino l'occhio secco. Succede che a volte si formano le borse sotto gli occhi, ma perché si formano gli occhi, le borse sotto gli occhi? Dipende anche dagli occhi stanchi. A volte magari solo idratando un pochettino gli occhi,
occhi, la problematica del gonfiore potrebbe essere risolto. Queste sono monouso, una di queste è richiudibile e si deve utilizzare entro 12 ore, ma comunque si finisce, sono molto comode. Ce ne sono, questa qui costava 9 euro e ce ne sono 15. Ve le consiglio da portarvi sempre dietro una al giorno da utilizzare. Ottimo. Per quando si hanno gli occhi stanchi e decongestionati, congestionati come li avevo io, oppure quando si sta sempre tanto al computer, c'è questo qui, Bioxesin. È uno spray che si trova anche al supermercato all'aloe vera e praticamente, anche se si ha il trucco, si può spruzzare sopra. È lenitivo e fa subito star bene gli occhi perché è bello fresco. Bisogna utilizzare in questa parte degli occhi, come mi diceva l'oculista, delle cose fresche, anche tipo per il contorno occhi, di prodotti che danno sensazione di freschezza. Infatti, questi prodotti per il contorno occhi, volendo, si possono mettere prima dell'utilizzo un pochettino in frigorifero per dare più la sensazione di tensore effetto lifting. E questo qui sto utilizzando della Yves Rocher, vedete che l'ho preso in saldo, l'ho pagato pochissimo, a roll on, e questo qui lo potete utilizzare prima di andare a letto la mattina tutto intorno al contorno occhi. Se lo utilizzate un po' fresco prima di andare a dormire, io utilizzavo un po' tutte e due queste creme, anche questa qua lenitiva, si vede, lenitiva e calmante fresca, la mattina non si ha neanche gonfiore agli occhi. Anche un altro accorgimento da utilizzare: non stare troppo sdraiate, si deve stare col cuscino un pochettino più alzato. Ho notato la differenza anche di questo. Guardate anche voi e fatemi sapere se vi sembra anche a voi questa situazione qua di stare troppo sdraiate, ci si hanno gli occhi più gonfi, altrimenti no. Ovviamente, per quanto riguarda le rughette intorno agli occhi, eccetera, dipende anche dal tipo di occhio che si ha, dalla morfologia dell'ossatura. Io ad esempio ho gli occhi infossati, quindi non tenderanno mai ad avere la palpebra cadente. Chi ha la palpebra cadente è perché ha un altro tipo di occhio e ognuna ha le sue problematiche, ha gli occhi un pochettino sporgenti, eccetera. Quindi bisogna convivere con queste problematiche e trovare la soluzione giusta per ogni tipo di occhio. Con questo argomento ci sarebbe da stare un'ora a parlarne perché è veramente vasto. Cerco di essere sintetica per mostrarvi le cose più interessanti in breve tempo. Queste qui sono delle salviettine monouso che mi ha consigliato l'oculista, che comunque le avevo comprate anche io prima che me lo dicesse lui, per l'igiene quotidiana degli occhi. E io una salviettina la tagliavo con le forbici a metà, la utilizzavo una parte per un occhio e una parte per l'altra, sempre dividere le due parti. E sono umidificate, le tamponavo un pochettino sugli occhi intorno, così per la pulizia, per togliere la sporcizia, eccetera. Tanto ce ne sono parecchie dentro, 30, mi sembra sugli 8-9 euro, una al giorno. La utilizzano anche spesso le mamme per i bambini, queste qui, che sono buonissime. Crema per il viso che sto utilizzando in questo periodo, visto la mia pelle così, questa qui della Avenue è una crema delicatissima proprio per le irritazioni e calmante. Clarins Hydra, eccolo qua, questa cosa 16 euro, basta poco e vedo che decongestiona bene la pelle e mi sono trovata bene. Mi sembra di avervi fatto mostrato parecchi prodottini interessanti. Ah, ecco questo qui anche che si può utilizzare per la pulizia degli occhi, la soluzione fisiologica. Vedete, queste ampolline si utilizzano, si mettono in bevute nel dischetto di cotone e si pulisce l'occhio a posto del tonico. Anche queste possono essere utili anche magari per il viaggio, visto che sono monouso. Quindi fate attenzione a tutte queste cose, spero che i miei consigli siano stati utili e spero che ne farete tesoro, chi lo sa, e mi farete sapere se veramente è vero quello che vi ho detto, che possono essere utili. Vi bacio tutti quanti, ci vediamo molto presto.
E vi volevo dire che il mio oculista, quando ho fatto la visita, mi ha dato questo opuscolo molto interessante, che scriverò un articolo anche su queste cose qua, così vi rimarranno anche voi, che è molto molto utile, la ginnastica degli occhi proprio per rinforzare la muscolatura delle palpebre. Vi bacio a tutte quante, ci vediamo molto presto. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've